Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in Croazia e siamo a Pola. Sì, avevamo voglia di mare. Questa è Pola, abbiamo parcheggiato qui attaccato all'arena. È sera, siamo partiti di venerdì pomeriggio, abbiamo preso 4 ore di ferie e facciamo vedere un attimo di Pola, ma poi ci spostiamo subito. Cena. È gigante. Grande, è più grande della tua faccia. Non so, non so. Sotto Pula c'è una sorta di piccola penisola, vabbè che qui è pieno, con c'è una strada a senso unico che la segue e ci sono tante piccole calettine e molte si vedono dalla stradella, altre devi guadagnartene un po' di più tipo questa e proviamo ad andarci a vedere la fine del tramonto in quest'ultima spiaggia. Ci siamo decisamente innamorati di questo posto, questa spiaggia e questo pezzo di costa. Domani lo passeremo la giornata quasi tutta nel parco di Kamenjak, che è un parco, è una penisola a pagamento qui sotto Pola, 15 euro dovrebbero essere se non è aumentato. Però abbiamo già deciso che visto che siamo col furgone abbiamo il SUV dietro e domani puntiamo ad usarlo di brutto, alla sera torniamo qui e, perché ci sono anche delle grotte abbiamo visto, quindi andiamo a SUPparcele. Buongiorno. Buongiorno, come avevamo detto siamo nel parco e confermiamo che è 15 euro l'ingresso, stiamo ruotando col vento. Allora, di primo accesso siamo andati nel punto più a sud, ma c'erano parecchie onde, non ce la siamo sentita di mettere giù il SUP lì, anche perché la costa è un po' più alta. Ci siamo spostati un po' verso est, sempre qui nella penisola, e siamo riusciti, però c'è vento e il mare è un po' mosso, quindi vediamo quanto riusciamo a girare. Stiamo andando sull'isola deserta, però ci sono un po' di onde e ogni tanto prendiamo un qualche scossone un po' grosso. Siamo arrivati. Siamo su un'isola deserta. Deserta.
partenza dall'isola deserta. Torniamo alla terraferma. Abbiamo mangiato, ce la siamo presa molto comoda, cioè rilassati, e adesso abbiamo suppato un altro po' verso nord e siamo arrivati in un'altra spiaggettina altrettanto bella. L'acqua direi che non è niente male, non so che facciamo un altro bagnetto. Fatica! Siamo stati nel parco quasi tutto il giorno, purtroppo nella parte sud le onde erano troppo alte, ci sarebbero delle grotte ma non era fattibile mettere a mollo il supplì. Comunque ce la siamo goduta parecchio, è stato bello. Noi abbiamo fatto più che altro la costa ovest, è veramente bella, della penisola. Siamo tornati adesso un pelo più su, vicino a Pola, dove ieri sera ci siamo visti col po' di tramonto che c'è stato e avevamo detto che saremmo tornati col sup, ma è pieno di onde. Quindi, anche qui c'erano delle grotte da andare a vedere, ma metterlo a mollo così non è il caso. Quindi siamo fatti la spesa, mangiamo qualcosa qua e forse facciamo un'altra passeggiatina da qualche parte. Serata a Pula di nuovo e facciamo una bella passeggiata. Abbiamo lasciato il furgone dove abbiamo dormito la notte scorsa e dove dormiremo anche questa notte. Subito sotto Pula ci sono un sacco di parcheggi gratuiti, noi abbiamo dormito lì senza problemi e niente, ci stiamo facendo un passeggiatone fino al centro che ci è arrivati adesso, prenderemo un gelatino e poi a letto. Buongiorno. Buongiorno, stamattina abbiamo abbandonato Pola e dai, la zona giù ci è piaciuta. Sì, molto. Vale la pena. E adesso ci siamo spostati a Fasana. Fasana. Fasana l'abbiamo girato veramente in poco tempo, piccolino, adesso ci siamo spostati a Rovigno, facciamo una passeggiatina anche nel centro di Rovigno.
Rovigno, tanta roba, ci è piaciuto di brutto. Bellissimo. Sì, bello bello, tutte queste views strette con tutti i localini, bello bello. Adesso ci spostiamo di un'altra quarantina di minuti, stiamo andando a Parenzo. A Parenzo, dove mangeremo anche qualcosa perché non abbiamo più niente. Ci vediamo lì.